La lunga attesa è finita, a distanza di 13 anni il Pisa torna in Serie B superando dopo lo 0-1 dell'andata 2-0 il Monza ai supplementari nella finale di ritorno dei play-off. In un'arena Garibaldi dal ruggito continuo di 14.000 tifosi, i nerazzurri, seppure senza l'intensità della domenica precedente, fanno la partita. Piero Braglia col rientro di Raimondi riposiziona De Simone in cabina di regia e Todi Ebraiati. Giuliano Sonzoni inserisce Menassi per Savi. Il Pisa ha un solo risultato a disposizione, seppure senza rischiare, comincia all'attacco. Al 10° punizione di Bolzan respinta dal portiere, al 12° Ceravolo tra i più vivaci si libera il tiro ma alla conclusione debole Rotoli blocca. Il Monza non rimane a guardare, al 13° dopo un'azione manovrata ci prova Jacopino, sassata fuori. La partita è viva, al 17° punizione di Bolzan da sinistra, Ferrigno gira di testa, palla al lato. Al 23° corner corto che sorprende la difesa pisana, Gentile tocca a Coti, tiro a girare, parabola che sfiora il setto opposto. Al 30° punizione di Ferrigno, la barriera smorza, Rotoli c'è. Al 34° altro spunto del numero 8 locale, atterrato da Zaffaroni, sembra rigore ma il fallo avviene fuori dall'area. Il Pisa aumenta i giri del motore e al 39° passa in vantaggio con un'azione che vede protagonista tutto il tridente d'attacco. Ferrigno in corridoio a Biancone, il cui strappo buca la difesa di Monza, palla tagliata bassa all'altezza del secondo palo, piomba Ceravolo che scarica sotto la traversa. È il terzo gol stagionale per la punta in prestito della Regina, tutti segnati nei playoff, soprattutto la rete che riporta la situazione in parità, favorendo il Pisa che, per il miglior piazzamento, al termine dei supplementari, mantenendo questo punteggio, si garantirebbe la Serie B. Il secondo tempo è ancora più vivace del primo, al 47° devastante contropiede di Ceravolo che, ricevuta a palla da Calori, arriva in area e calibra un bel cross per Biancone che colpisce di petto mandando fuori sopra la traversa, ma è il Monza a prendere più coraggio. Al 49° Borgobello da fuori, Morello c'è e neutralizza. Al 59° i biancorossi sprecano la loro palla gol più nitida, Gentile riesce a servire Borgobello in area che spunta come dal nulla in mezzo alla difesa nerazzurra, ma anziché controllare decide di tirare di prima intenzione mancando lo specchio. Al 68° Beretta riprende una corta respinta alla difesa, calcia con precisione spedendo di poco al lato. Al 77° Raimondi, migliore in campo insieme a Calori, Ceravolo e Passiglia, chiude alla grande immolandosi su un tiro a colpo sicuro di Coti. Sulla seguente azione di contropiede, Ciotola, entrato per un Ceravolo bloccato dai crampi, serve Biancone ma con quell'attimo di ritardo che trova probabilmente il numero 9 in fuorigioco, tanto che calcia in rete dopo l'immediato fischio dell'arbitro. Passa un minuto e il Monza recrimina, traversione da sinistra e Borgobello va giù disturbato da Braiati che aveva sostituito Passiglia. Si va ai supplementari dove la tensione la fa da padrona, il Monza fa girare bene la palla nella prima frazione ma non va oltre qualche pericoloso spiovente che impegna Morello in un paio di ordinarie ma non facili uscite. Nel secondo tempo il Pisa che sembra avere più sprint in attesa del fischio finale che sancirebbe la B, ma il sigillo alla promozione arriva addirittura al 118°, Braiati avvia il contropiede, Biancone appoggia a Ciotola che dà vita a un'irresistibile azione personale conclusa con un cucchiaio che non dà scampo a Rotoli per l'ala napoletana, il quarto gol stagionale, il primo nei playoff. Due separate invasioni di campo fanno ritardare la ripresa del gioco per 5 minuti. Quando si riprende è pura formalità, al triplice fischio l'arena Garibaldi diventa proprietà dei tifosi che cominciano a festeggiare quella B persa nel 1994 e riconquistata con merito da una squadra dura a morire.